Un saluto a tutti da Stefania Cattaneo di Trevi Meteo. Vi ricordo che per restare aggiornati con noi in tempo reale potete scaricare la nostra app per smartphone e tablet. In Europa un primo impulso freddo proprio dal nord Atlantico, dopo aver attraversato il Regno Unito, si porta verso la Francia e il Mediterraneo, e nel frattempo verrà richiamata aria fredda dalla Scandinavia che si metterà anche qui in moto verso l'Italia. Dal punto di vista delle temperature massime abbiamo una discesa d'aria decisamente gelida di natura artica verso l'Europa centro-orientale, e questa sarà proprio la roccaforte del grande freddo. Nel dettaglio dell'Italia, maltempo al centro-nord, ma entro sera anche al sud con un iniziale calo termico. Nel dettaglio delle temperature minime, queste sono in calo, ma come vedrete adesso anche le massime sono in diminuzione tra 3 e 8 gradi al nord, ancora miti comunque al centro-sud e sulle isole maggiori. Al nord, come vi anticipavo, nel dettaglio tempo di nuovo in peggioramento, con deboli precipitazioni che abbiamo a carattere nevoso sulle Alpi centro-occidentali, ma migliorerà dalla sera a partire da ovest, con tempo che sarà via via poi più asciutto. Anche al centro Italia tempo in peggioramento, con fenomeni a partire dalla Toscana e in estensione poi ai restanti settori, con questa neve in Appennino dai 900-1300 metri. Infine al sud, dopo una via di giornata tutto sommato stabile e soleggiato, anche qui sul basso versante tirrenico avremo un peggioramento. Andrà meglio sulla Sicilia e sulla Sardegna, ma anche qui locali deboli, precipitazioni non escluse. Aggiornamenti su trebimeteo.com.